cioè della sua deflagrazione, della crisi che stiamo vivendo, dei problemi che la crisi ha portato in questo paese. Però noi un problema ce l'avevamo anche prima. Il nostro paese da anni prima dell'esplodere della crisi non cresceva più. Era un paese che era sostanzialmente fermo o cresceva molto più lentamente del resto d'Europa. Non dico del resto del mondo perché a livello mondiale abbiamo una serie di altre tematiche, ma qui abbiamo un problema di compararci, di confrontarci con l'Europa. E questo tema è figlio del fatto che questo paese ha una serie di vincoli. Ha un primo problema, cosa dire, che è un paese che pian piano invecchia. Nascono meno giovani, meno figli, meno bambini, e pian piano questo trasferisce nella società una difficoltà a rigenerarsi. E noi sappiamo una cosa, io la posso dire, vengo da una famiglia di contadini, eravamo 16 in famiglia, ogni tanto cerco di ricostruire il mio pensiero sulla base del come ho visto la mia vita. Nella mia famiglia eravamo in 16 e c'era un mestiere per tutti, per noi che eravamo i bambini, ma anche per mio nonno che era il più anziano, non andava più in campagna a lavorare, ma stava seduto a fianco del camino e metteva la legna nel camino. Lui c'è un mestiere, ce l'aveva, un compito per la famiglia ce l'aveva, tenere acceso il fuoco. E allora oggi probabilmente dobbiamo ripensare a queste cose, cioè come nell'arco della nostra vita e nei modelli di organizzazione della nostra società, per ogni età c'è un ruolo, c'è una funzione, c'è una possibilità, c'è un'opportunità. Allora avere, ad esempio, avuto una situazione dove da una parte abbiamo avuto meno giovani che sono entrati nella nostra società, che quindi si è un po' invecchiata. Poi, con la riforma delle pensioni, è stato tirato su un muro che ha tenuto fuori un arco importante di giovani di posti di lavoro, ha fatto sì che molte imprese, molte organizzazioni non fossero più equilibrate, cioè avessero tutte insieme tutte le generazioni. Sono venute a mancare alcune generazioni dentro quei luoghi di lavoro, ma questo non produce solo l'effetto che quei giovani non hanno l'opportunità, produce l'effetto di avere un invecchiamento delle quelle organizzazioni, perché se dentro l'organizzazione, dentro una fabbrica, dentro un'azienda, dentro un comune non ci sono i giovani, quell'organizzazione non ragiona come dovrebbe ragionare, non funziona come dovrebbe funzionare, perché se non c'è il confronto fra quelli di 20 anni, quelli di 30, di 40, di 50, di 60, la fisiologia non è più quella. L'organizzazione tende a rallentare. Quando hai meno futuro davanti e hai più passato alle spalle, tendi ad essere conservatore, tendi a stare come sei, tendi a non voler prendere dei rischi, ma questo significa che la società tende a fermarsi, che tu non continui più l'innovazione, che non hai più la curiosità del cambiamento, che non hai più la voglia di sperimentare e rischiare. E questo è un cambiamento profondo, perché cambia il modo di comportarsi della società. E questo è il problema che ha avuto di fronte l'Italia in questi anni. Un paese che pian piano è andato via via fermandosi. Un paese che ha sbagliato per paura di sbagliare. Un paese che dice sì, ma non si ferma lì. Dice sì, però. E il però sono 20 giri di filo spinato intorno al sì. Perché il però è non mi voglio prendere la colpa o la responsabilità. Dico di sì, ma spiego anche che vorrei dire di no. Cerco anche di far capire che sono d'accordo con questi, ma anche con quelli. E questa Italia è un'Italia che non va da nessuna parte, perché non sceglie, perché non decide. E se è un'Italia che non sceglie e non decide, com'è che può accadere? Io credo che possa accadere per una ragione di fondo, che è un'Italia che pian piano...